primo febbraio 2014 siamo a Roma in compagnia di Andrea Mauri, che sta qui su Libri TV. Noi lo ringraziamo in occasione di una nuova sua, in qualche modo, fatica letteraria. È un libro che adesso Andrea vi mostrerà, che si chiama La guerra dei non violenti. È praticamente è una raccolta, ormai Andrea è molto bravo in questo, di dati importanti, organicamente presentati e commentati anche, che riguardano appunto le cronache dei protagonisti dell'antimilitarismo, dal fascismo alla crisi degli aeromissili, quindi dal 1928 più o meno al 1985. Importante, c'è un intervento di Ernesto Balducci, che è un intervento dell'88, che viene appunto messo in prefazione, se non sbaglio. E Andrea, cominciamo un pochino a scoprire questo libro, partendo, come abbiamo fatto anche per gli altri libri, che sono delle ricostruzioni storiche molto importanti che tu hai fatto, e parlando un po' del metodo, cioè dove hai reperito tutti questi dati, come hai fatto, diciamo, a metterli insieme, a quali tra virgolette fonti ti sei abbeverato. Sì. Allora, salve a tutti, grazie a Libri TV in questa occasione. E dunque, questo libro è in realtà una ripubblicazione, remake, diciamo, di un mio lavoro giovanile che scrissi nel 1988, Gli eretici della pace, che era una breve storia dei movimenti antimilitaristi, che all'epoca, insomma, pubblicai, però con un difetto, diciamo, centrale quel testo aveva, cioè non avevo citato mai le fonti, e che per me invece sono essenziali quando uno voglia fare un lavoro di ricerca storica. Peccato di gioventù. Esatto, sì. Poi diciamo che anche a livello di strumenti informatici adesso è molto più facile pubblicare note, fare riferimenti, eccetera. Quindi questa cosa mi è sempre rimasta un po' lì, diciamo, un lavoro che era secondo me abbastanza valido, che era anche originale, perché la ricostruzione dei movimenti antimilitaristi, soprattutto dal dopoguerra in poi, non esiste in modo completo, però con questo grave difetto. Per 25 anni mi sono tenuto questa cosa dentro e alla fine l'ho sciolto, questo nodo mio personale, che è anche un, diciamo, un problema di rigore scientifico, e rimettendoci le mani chiaramente ho modificato con molto il libro, perché poi era scritto anche con la passione del militante, allora militante antimilitarista, e adesso, diciamo, un po' invecchiando da un lato, un po' con il fatto che comunque un po' di esperienza ce l'ho, è venuto fuori La guerra dei non violenti. E le fonti sono quelle che usai tantissimi anni fa, quindi erano bollettini, volantini, libri, la cosiddetta letteratura grigia, opuscoli, e anche una parte di ricerca d'archivio fatta soprattutto all'Archivio Centrale dello Stato per alcuni personaggi che io reputo importanti, come per esempio sulla Maria Montessori, che è stata una protagonista poi dei movimenti pacifisti e antimilitaristi in Italia. E quindi è venuto fuori La guerra dei non violenti. La guerra dei non violenti è un titolo che è molto particolare, che è un ossimoro pesante, forte, perché i non violenti sono per la cancellazione della guerra, dalla faccia dell'umanità sostanzialmente, e dire la guerra dei non violenti è un rafforzativo di una lotta non violenta, però è anche un omaggio, secondo me un caro omaggio a un libro di Paolo Pietrosanti, La guerra non violenta. Paolo Pietrosanti è stato un grande militante radicale, antimilitarista e fondatore della Lega per il disarmo unilaterale, che scrisse appunto La guerra non violenta, un libro che tracciava, diciamo, le lotte antimilitariste soprattutto contro i bilanci militari negli anni Ottanta. Quindi è stato un ricordo di Paolino che mi è sembrato doveroso riprendere. Quindi questo libro in realtà adesso è un libro molto ricco, ci sono più di 200 note, 250 note, e naturalmente si basa proprio su questo materiale. Ti interrompo un attimo, Andrea, perché ho omesso di intanto nella presentazione di ricordare che tu sei appunto un radicale, un militante radicale, stai appunto in Umbria, a Perugia, ti dai da fare molto, e quindi, insomma, ovviamente, diciamo, nel tuo sforzo questa tua esperienza radicale ha avuto un ruolo anche per l'ambiente, e appunto citavi Paolo Pietrosanti, che è stato un grande per le persone, che in qualche modo il mondo radicale ha
in qualche modo ha, come potremmo dire, ispirato e che si sono interessati di queste vicende della non violenza. Diciamo, non violenza è un tema radicale per eccellenza, e proprio per questo, per ben perimetrare un po' i termini, volevo che tu ci spiegassi un pochino, ascoltatori e video ascoltatori di Libre TV, diciamo, questa diatriba un po' annosa tra i concetti di pacifismo, non violenza e antimilitarismo, perché insomma è importante anche, anche perché poi c'è sempre qualcuno che si sente esautorato o offeso se non... No, certo, guarda, io ci ho riflettuto abbastanza su questo, su questa differenziazione. In realtà è un terreno su cui non si può dare una risposta precisa. Allora, la risposta che io posso dare, ho cercato di dare col libro, è una risposta che si basa sui flussi storici. Cioè, non mi va di definire teoricamente come i movimenti non violenti antimilitaristi si pongono rispetto al pacifismo. Mi va di verificare sul campo come questi movimenti si pongono, come il movimento pacifista è anche in alcune occasioni non violento e viceversa. Allora, qui poi dire movimenti non violenti è parlare di una galassia. Da un lato abbiamo il Partito Radicale, sicuramente, no? Lo è stato. Abbiamo il movimento non violento fondato da Aldo Capitini. Abbiamo negli anni Ottanta la Lega per il disarmo unilaterale. Abbiamo la Lega Socialista per il disarmo. Abbiamo tutta una galassia, per esempio, di movimenti anche cattolici. La Pax Christi è un movimento antimilitarista che in qualche modo è anche non violento. Allora, qui dobbiamo vedere come storicamente si evolve tutto questo fenomeno. Allora, a me non mi interessa definire non violento oppure antimilitarismo o pacifismo. Mi interessa capire quali sono i movimenti che hanno lottato per, come prospettiva storica e politica, per l'abolizione dell'esercito, e quali iniziative, con quali sfumature loro si sono mossi. Io mi sono mosso, diciamo, su un'analisi di movimenti più laici, sostanzialmente, forse un po' meno i movimenti di area cattolica, però fino a un certo punto, perché per esempio la grande iniziativa sull'obiezione di coscienza, che è stata la battaglia più importante, diciamo, che dei movimenti non violenti in Italia dal dopoguerra in poi, ha avuto sempre una trasversalità di iniziative, di movimenti. Abbiamo avuto anche socialisti, per esempio, che in nome dei diritti umani hanno detto questo è un diritto da riconoscere, insieme agli antimilitaristi più stretta osservanza, per così dire, come anche una parte del mondo cattolico. Il mondo cattolico si è attivato molto dopo il Concilio Vaticano II. E con, per esempio, la Justitia e Paz, la Commissione Justizia e Pax, con Pax Christi e altri movimenti, Manitese. Quindi mi interessa vedere questa azione disarmista da questo punto di vista, senza dare una risposta, diciamo, netta, no? Io credo che questi movimenti, che sono tutte minoranze, abbiano avuto, diciamo, tre grandi avversari per certi versi. Da un lato hanno avuto lo Stato, cioè lo Stato che con la sua continuità di apparati, e questo è un concetto su cui che mi sta prendendo molto anche per altre ricerche, quelle per esempio sui movimenti per i diritti umani o piuttosto altri movimenti, anche su come agisce lo Stato con i suoi apparati repressivi, eccetera. C'è una continuità, perché praticamente abbiamo i codici militari che rimangono sempre uguali, quelli dal fascismo fino alla fine degli anni 70 e primi anni 80. E ci sono voluti i referendum radicali per scardinare in qualche modo. Da un lato, con la sua imposizione della leva obbligatoria, anche quello, con i reati di vilipendio che sono sempre stati una caratteristica. Nel momento in cui tu negli anni 50-60 facevi una critica all'esercito in quanto struttura repressiva, era facilissimo avere delle denunce e anche delle condanne anche pesanti per reati d'opinione. Quindi da un lato hai avuto come avversario, in questi momenti hanno avuto come avversario lo Stato. Dall'altro lato la Chiesa Cattolica, che fino a un punto, come dicevo prima, fino a metà degli anni 60 ha avuto un rapporto molto ambiguo rispetto ai movimenti disarmisti,
E poi la sinistra storica, tutta la sinistra storica, la sinistra comunista, che ha sempre favorito l'idea di un esercito popolare, un esercito di popolo, contro l'idea di una azione disarmista in quanto tale. E solo in alcuni momenti questo rapporto è stato vicino con gli antimilitaristi, in alcune azioni precise, sull'obiezione di coscienza, magari in una fase di approvazione della legge piuttosto che altre. Quindi, però credo che questi tre ordini, diciamo, questi tre pilastri sono quelli su cui, diciamo, i movimenti antimilitaristi, rispetto ai quali i movimenti antimilitaristi si sono dovuti confrontare. E la battaglia centrale sicuramente è stata quella sull'obiezione di coscienza. Volevo concentrarmi un attimo su uno di questi tre, diciamo, centri, diciamo, di su cui si basava un po' l'opposizione, il freno in pratica allo sviluppo di un concetto comunemente accettato di non violenza e di antimilitarismo in particolare, che è appunto quello della sinistra. Allora io ti volevo chiedere l'influenza appunto che c'è stata su questa vicenda sociale di consapevolezza e di formazione di una coscienza sociale, è stata anche l'influenza, diciamo, che derivava da un assetto geopolitico. Stiamo parlando del post-guerra, quindi soprattutto negli anni 60-70, quindi c'era tutta la retorica per quanto riguarda la sinistra del diciamo del il timore, quindi comunque il tenersi armati pronti per, no, l'invasione, e poi dall'altra parte ci stava la Gladio, insomma, sì. Questa retorica un po' della l'essere pronti a prendere le armi, che poi era un po' una continuità comunque anche con quella dello Stato fascista, che comunque si aveva fatto, sì, del militarismo un pilastro. Ma diciamo che comunque, vuol dire, è centrale il fatto, noi forse non ce ne diamo conto adesso, ma il mondo era diviso in due grossi blocchi, no? Un blocco occidentale, blocco orientale, che questa divisione si è andata sgretolando alla fine degli anni 80 con la caduta del muro di Berlino, e quindi tutta l'azione politica internazionale veniva vista in questa funzione, appunto, o di qua o di là. È chiaro che all'interno della sinistra comunista, con tutte le sue sfumature, perché non è che sia un blocco unico, e poi anche la storia del PC dal 46 in poi ha molti cambiamenti, eccetera, però indubbiamente fare operazioni disarmiste era sempre vista dal potere come un tentativo di favorire l'altro fronte, cioè quello sovietico. Da un lato c'è questo elemento. Dall'altro lato però è anche vero che, per esempio, negli anni 60 gli antimilitaristi propongono un'azione diversa, quella di dire smilitarizziamo zona al confine tra i due blocchi, quindi il famoso progetto Thiering, dico famoso perché è una cosa su cui parlo parecchio nel libro, chiedo scusa agli ascoltatori che ancora magari non hanno... È un invito alla lettura, ovviamente. Esatto. Piano Thiering era un socialdemocratico austriaco che aveva proposto l'iniziativa di una fascia di demilitarizzazione tra Austria, Ungheria, diciamo quella fascia di confine tra est e ovest. Primo passaggio verso una smilitarizzazione più grossa dell'intero continente, quindi un abbassamento della tensione. Questo progetto è stato fatto proprio dai radicali e dai movimenti antimilitaristi, ed è una cosa molto interessante perché ti va a colpire, non poteva essere accusato questa idea di essere a favore di uno o dell'altro blocco. Era solo un fatto, diciamo, di smilitarizzazione. Una delle caratteristiche dei movimenti antimilitaristi è sempre stata quella di dire smilitarizziamo perché recuperiamo risorse da reinvestire poi nella società. Questo reinvestimento può essere un investimento di carattere civile o un investimento di carattere puramente economico. E questo si è, diciamo, su questo si è creato molto dibattito anche in Italia. Per esempio, in quegli anni è stato come proprio un movimento di pressione, hanno lottato contro i movimenti
progetti e la creazione, la, diciamo, l'installazione di missili Polaris o di altri missili che, della NATO, che comportavano grandissimi uso di basi in Sardegna, quindi tutto il problema della colonizzazione della Sardegna, che è stato un tema fortissimo, di cui ancora adesso paghiamo le conseguenze in termini di inquinamento. Esatto, cioè. Quindi già allora c'era in luce questo discorso. Il problema è che questi movimenti poi rimangono alla fine minoranze. L'unico momento in cui diventa veramente centrale si riesce anche a convogliare l'opinione pubblica è sull'obiezione di coscienza e servizio militare, cioè dei gruppi dei paladini proprio della non violenza, che hanno anche una visione, profeti di un mondo senza guerra, come avrebbe detto Albert Einstein, è una bellissima frase, che agiscono perché rifiutano in coscienza di andare a fare servizio militare e sono anche disponibili a passare degli anni in prigione per questo rifiuto, questo non uccidere. Da questo nasce un movimento che poi ha una sua rilevanza alla fine degli anni 70 e 80, con decine e decine di migliaia di ragazzi che fanno servizio civile e fanno obiezione di coscienza. Ma arrivare a una legge di riconoscimento dell'obiezione di coscienza ha voluto dire anni e anni di galera per tantissimi giovani. Siamo arrivati poi alla fine degli anni 70 con veri e propri riconoscimenti anche della comunità europea, in cui si vede l'obiezione di coscienza come un vero e proprio diritto civile. Ti fermo un attimo, perché proprio su questa, diciamo, tappa, se così possiamo dire, verso appunto una consapevolezza, che peraltro io penso che noi un po' in Italia, come sempre, siamo in ritardo rispetto a certi fenomeni. Penso per esempio negli Stati Uniti col fenomeno Vietnam, sarà senz'altro diffusa maggiormente nella società una certa protesta, a modo loro ovviamente, ma non era minoritaria, molto minoritaria. In Italia forse siamo rimasti un po' indietro su questo, poi mi dirai cosa ne pensi. È importante ovviamente l'esperienza politica della Lega Obiettori di Coscienza, la LOC. Ecco, anche in questo, appunto trattandosi di obiezioni di coscienza, il mondo radicale è stato, o meglio, il mondo radicale ha in qualche modo è entrato appunto anche in questa esperienza politica. Sì, allora le domande sono due. Allora, sul Vietnam c'è da dire questo. Il Vietnam è stato un fenomeno, diciamo, non solo per il Vietnam e gli Stati Uniti, ma mondiale, per il dibattito che si è scatenato. Da un lato, però, possiamo dire che ci sono due tendenze all'interno del mondo antimilitarista e pacifista. Da un lato c'è chi dice che bisogna imboccare le armi e stare a fianco dei Vietcong, e quindi azione militare contro il capitalismo americano. Dall'altro ci sono i non violenti che dicono no, noi appoggiamo sostanzialmente le azioni di resistenza non violenta dei monaci buddisti, e qua nel libro ne parlo. Si inizia ad esserci questo dibattito particolarmente forte in Italia sul riflesso di questo grande evento di opinione pubblica, che ha creato parecchi. Ricordiamoci che negli Stati Uniti fu obbligatoria la leva per andare anche in guerra e ci furono parecchi disertori, insomma. E quindi questo fenomeno ha avuto un riverbero notevolissimo in Europa e in Italia. E da un lato quindi c'è questo aspetto. Dall'altro lato, diciamo, il movimento per l'obiezione di coscienza alla fine degli anni 60 era la Lega per il gruppo più importante era la Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, che era composto da intellettuali, da personalità, da appunto personalità del mondo cattolico, del mondo radicale moltissimo, di non violenti, riconosciuti, eccetera. Poi nel momento in cui la legge viene approvata nel 72, che è una legge assolutamente insufficiente, che contiene un sacco di filtri, è stata anche rivista la legge diverse volte, però da quel momento si crea questo gruppo, diciamo, di esercito dei non violenti, degli obiettori di coscienza, la Lega Obiettori di Coscienza, che ha un intenso dibattito interno, all'interno del quale i radicali entrano subito con posizioni disarmiste e antimilitariste molto forti, erano alla rottura con la Lega Obiettori di Coscienza, perché dicono noi dobbiamo rifiutare il servizio civile alternativo che lo Stato ci offre e fare solo
azione antimilitarista. Questo parliamo dal 72 in poi. Altri invece dicevano no, usiamo il servizio civile come volano per avere quei 18 mesi per fare azioni antimilitariste, e questa posizione passa, diventa maggioritaria, ma di fatto poi la LOC si svuota del suo potenziale antimilitarista e diventa un dignitoso movimento anche sindacale di azione, di aiuto verso gli obiettori in servizio civile, fino a quando il fenomeno poi esplode negli anni 80 con un nuovo movimento pacifista, dove il fenomeno dell'obiezione di coscienza riesce ad avere 40-50 mila persone. E lì si apre un nuovo capitolo importante, dove anche ragazzi che fanno servizio civile, partendo anche da posizioni non violente, individuali, poi in realtà svolgono spesso ottimi servizi civili di assistenza a persone disabili, piuttosto che in un comune, ottenere una biblioteca, eccetera, che però è un'altra cosa dell'antimilitarismo. Però è interessante notare che, a seguito anche di circolari che sicuramente favoriscono questa esplosione, però è un periodo quello in cui nasce un movimento per la pace molto forte, e quindi ecco che poi le cose si intrecciano, come dicevo all'inizio, cioè che non tutto è così Facilmente diciamo perimetrabile e definibile. Esatto, no? Cioè, questo è un pochino la polemica che c'è stato sul mio titolo, La guerra dei non violenti, proprio perché sono aree, sono galassie, no? E dicevo, in un movimento pacifista che si crea negli anni 80, il movimento contro gli aeromissili, questi missili che devono essere installati, che sono stati installati in Sicilia, a Comiso, e che devono servire come deterrente ad azioni di armamento della Russia. In quel momento nasce un forte movimento pacifista, e all'interno del quale esiste anche un movimento di obiettivo di coscienza che ha una crescita notevole di domande. Però indubbiamente questo non è più un movimento antimilitarista, è un movimento pacifista, dove anche l'elemento della radicalità, intesa come critica del bilancio militare che ogni anno vengono approvati, che rubano risorse allo Stato, utili, eccetera, viene meno. Anche azioni di dirette non violente, in realtà contro gli aeromissili, vengono fatte da gruppi molto ristretti di antimilitaristi e di non violenti. Il movimento sta lì a vedere, diciamo, rimane molto, molto sfumato questo. Quindi è interessante anche perché, per esempio, rispetto a movimenti di questo tipo pacifista, esiste i movimenti non violenti poi si dividono in qualche modo. C'è chi dice no, noi dobbiamo stare dentro, c'è chi invece, come radicale, ha una posizione molto polemica e fanno un'altra cosa. Usiamo le risorse delle spese militari contro la fame nel mondo, quindi nasce tutta la battaglia antimilitarista per lo sviluppo del cosiddetto terzo mondo. Sì, veramente sono come dei colori che si mischiano e danno vita a nuovi colori, diciamo, delle lotte, diciamo, delle battaglie, delle proposte che si intessono e danno vita, poi confluiscono in altre cose. Effettivamente c'è tutto il discorso della fame nel mondo. Per esempio, c'è anche, scusami, un inciso, io ne parlo poco perché non hanno una caratteristica non violenta, se non alcune singole individualità, ma c'è tutto il movimento degli antimilitaristi anarchici. Allora, gli antimilitaristi anarchici, fino al periodo in cui io ne parlo, sono gruppi molto ristretti che sono radicalmente antimilitaristi, ma non sono di per sé non violenti e hanno, a mio modo di vedere, una visione, diciamo, del rifiuto un po' fino a se stesso, cioè andare in carcere come azione di disobbedienza personale, ma spesso non vedi che c'è uno sbocco politico in prospettiva, no? Io ho sfogliato pagine e pagine di Senza Patria, una bella rivista tra l'altro, dove ho anche scritto peraltro negli anni 80, però non vedi questa prospettiva, no? Forse realmente quello che una volta viene definito bombarolo, insomma, c'è, cioè, l'opposizione allo Stato, sì, di per sé, quindi anche alla sua emanazione, diciamo, militare. Sì, c'è anche questo, diciamo, non sono espressamente non violenti, insomma. Però ecco, per dire che tutta un'area che va magari dal movimento anarchico fino ai gruppi di Manitese, insomma, quindi
è un'area che poi però non si può definire in modo così netto, come diciamo. Proprio venendo a queste aree, diciamo così, di battaglia e di proposta, volevo chiederti, appunto, riguardo appunto a questo processo di crescita culturale. Io ho notato che in certe cose, leggendo il tuo libro, a volte è contiguo e vicino alla battaglie per l'emancipazione femminile. E non a caso ci sta anche la Montessori, che è citata, quindi anche i modelli educativi e così via. Ecco, su questo ci vuoi dire qualcosa? Sì, diciamo, la figura Montessori è una figura molto complessa, io non sono in grado, diciamo, di adesso poi di parlarne in modo approfondito, però mi ha colpito, questa è stata una prima una scoperta, devo dire la verità, ecco, una delle revisioni dopo 25 anni, scoprire che lei ha partecipato ai congressi pacifisti a Copenaghen piuttosto che a Ginevra, o almeno ha dato anche adesione, con negli anni 30, quindi anni molto particolari. Ora, il contesto di quegli anni è particolarissimo, perché esistono delle organizzazioni internazionali pacifiste che si muovono contro la guerra e contro il riarmo soprattutto dei regimi fascisti, del regime fascista, franchista e il nascente nazismo. Naturalmente questi congressi vengono fatti o in Svizzera o in Danimarca o in Olanda, cioè paesi dove ancora, diciamo, non c'era, si poteva, di area liberale, quindi ancora si potevano fare queste iniziative. Vengono anche molto condizionate dalla presenza comunista, questo va detto, in funzione antifascista. Detto questo, però, all'interno di questo mondo, che è un mondo molto particolare, parliamo degli anni 30, quindi siamo tutti in un altro contesto storico, ci sono figure molto interessanti. Maria Montessori, che era comunque, doveva stare molto attenta, perché lei, lo sviluppo delle sue scuole in Italia era uno sviluppo molto notevole, aveva bisogno a un certo punto dell'appoggio anche del regime per appunto sviluppare le scuole in tutta Italia. Lei però era profondamente antimilitarista, questi suoi interventi danno l'idea di la necessità di pensare a un bambino che cresce in una dimensione assolutamente di pace, che era in contrapposizione al bambino militarizzato che già subito il fascismo voleva. E infatti non è un caso che questi suoi interventi io li ho ritrovati all'interno dei fascicoli della polizia, perché lei veniva schedata e controllata, fino ad arrivare poi alla fine arriva la rottura con il fascismo, lei girerà tutto il mondo, addirittura verrà internata, è incredibile a dirsi, ma in India. Lei ha una vicenda personale molto avventurosa, proprio perché doveva fuggire poi da questa realtà. E come lei viene schedato e controllato anche il figlio, che era un professore di pedagogia. Quindi c'è questa figura femminile in cui si in cui proprio come donna è rifiuto del militarismo. Il tema purtroppo qui lo esamino un po' poco, forse andrebbe, le donne che vengono citate in questo libro in realtà non sono molte, c'è appunto la Montessori, poi c'è tutto un gruppo a metà degli anni 80, quando si parla della ferma militare femminile, allora lì i gruppi antimilitaristi sono anche gruppi antimilitaristi di donne, però in realtà a parte questi casi non vedo nella storia dell'antimilitarismo grandi figure femminili che da questo punto di vista siano emerse anche come dibattito, anche all'interno del movimento femminista non c'è, si parla appunto della storia che viene dai uomini, la guerra viene dai uomini, cioè, ma non c'è una vera e propria riflessione, insomma. Ho capito. Il tempo, diciamo, scorre su questo tuo libro, diciamo la parte degli anni che viene presa in esame, e volevo accennare, ormai insomma siamo andati anche parecchio avanti, in conclusione, verso la fine di questa intervista, a parlare un po' delle
dell'esperienza di Jean Fabre, che è appunto sì, radicale, importantissimo, nel 78, che insomma rischia sulla propria pelle per opporsi appunto al discorso della leva. E poi ecco, in chiusura, una parte molto importante che viene presa in esame dal tuo libro sono i referendum antimilitaristi dei radicali. No, no, allora, da un lato Jean Favre, che è stato anche segretario del Partito Radicale, lui fa una vera e propria insubordinazione, lui era francese, e fa obiezione di coscienza, e per questo viene arrestato nel momento in cui era segretario del Partito Radicale, quindi parliamo alla fine degli anni 70, e c'è una mobilitazione del partito che allora aveva anche gruppi parlamentari, quindi un appoggio, una mobilitazione notevole, sempre legato, diciamo, questa obiezione di coscienza alla dire io obietto, mi rifiuto, perché voglio che quelle risorse vadano poi per lo sviluppo appunto dei paesi più poveri, quindi dal disarmo, il disarmo usato come volano per uno sviluppo economico più umano, più umanitario, insomma. Quindi da un lato c'è questo aspetto, ma insieme a lui ce ne sono anche altri. Poi c'è anche successivamente la vicenda di Olivier Dupuy, di Sandro Ottoni, di altri radicali, che di Gaetano Dentamaro, che si guarda questa intervista, voglio salutare, che amico, che fanno obiezione di coscienza proprio con questo aspetto, diciamo, importante. Ma ci sono anche tante altre esperienze, anche magari meno conosciute, ma persone che hanno pagato col carcere il loro antimilitarismo. Quindi questo. E in conclusione, ovviamente, l'esperienza dei referendum antimilitaristi radicali, che ovviamente hanno avuto a che vedere con la famosa cupola di cui ci saprai dire. Dunque, i referendum radicali sono sui tribunali militari, sui codici penali, allora militari, e cioè, lì devo dire che è stato forse uno dei momenti più alta mobilitazione, perché raggiungere 600.000 firme o 700.000 firme su per chiedere l'abrogazione dei tribunali militari è sicuramente un fatto che adesso, come adesso, sarebbe, come noto, abbastanza difficile pensarlo ottenere. E negli anni 70 si arrivò alla riforma dei tribunali militari, anche per evitare il referendum, sulla composizione dei tribunali militari si arrivò alla riforma del codice, gli appelli esatto, sui codici militari, si arriva all'abolizione del vilipendio delle forze armate, si arriva, cioè, a piccoli passi di modernizzazione attraverso la lotta antimilitarista, si arriva a piccoli passi appunto, di modernizzazione in questo paese in senso democratico. Quindi ci fu anche, però non mi ricordo, un referendum che fu bocciato dalla Corte Costituzionale, sì, anche sulla Guardia di Finanza, per esempio, ecco, la smilitarizzazione della Guardia di Finanza, però successiva, adesso non ricordo l'anno, mi pare, sì, non ne parlo nel libro in realtà, ma lì era anche quello un tentativo più complesso di arrivare a magari apparati di controllo, in questo caso di carattere fiscale, senza la cupola della militarizzazione, insomma. Sempre verso una società che, insomma, tollerante e nello stesso tempo più giusta, insomma. Beh, mi sembra che abbiamo fatto una bella panoramica su questo libro che, lo ricordiamo, si intitola... No, volevo parlare un attimo... dell'editore? Perché volevo anche dire due parole sull'editore, prego. Sì, no, anche su Ernesto Balducci. Qui, ecco. Allora, Ernesto Balducci è stato padre Scolopio, morto in un incidente automobilistico nei primi anni 90, è stato un protagonista della lotta di obiezione di coscienza, è appunto un grande esponente del mondo cattolico, che nell'88 ha scritto una bellissima prefazione che io ho voluto ripubblicare come postfazione, come riconoscimento anche a lui, e poi perché lui analizza questo aspetto del movimento antimilitaristico in relazione ai movimenti pacifisti, che secondo me è un tema molto intrigante. Quindi, se non altro, il libro merita di essere preso, perché c'è l'intervento di Balducci che lo trovate molto difficilmente. E poi dall'altro, appunto, la You Can Print. Non l'abbiamo citato per niente, prima l'editore dobbiamo. Sì, You Can Print è una casa editrice su domanda. In pratica, loro pubblicano in base a quello che
su richiesta dell'autore, non ci sono filtri, va su tutti i cataloghi, potete prendere il libro su cataloghi online, anche quella versione ebook, e quindi è un sistema molto semplice che io, su cui mi sono basato, e naturalmente ho dovuto anche contribuire alle spese. Perfetto, allora in chiusura ringraziamo Andrea Mauri per aver scelto Libri TV per la promozione di questo libro. Noi gli auguriamo anche di andare, non lo so, sulla Rai, da Vespa o dove, perché tanto ognuno va lì e c'ha un libro e tira fuori un librino da pubblicizzare e da promuovere. E grazie ancora Andrea, aiutaci a far girare questo video in maniera che appunto facciamo conoscere questa tua fatica editoriale, che è una finestra storica su tutta questa vicenda. Grazie ancora e a ritrovarci sugli schermi di Libri TV. Esatto, grazie a te Gianni.